Buongiorno, oggi iniziamo con l'arrista di maiale effetto forno col sistema Magic Cooker. Ho messo un po' di olio sul pezzo di carne, ho massaggiato con le mani e un po' di aglio. Ho inserito anche un rametto di rosmarino. Adesso copro con Magic Cooker e accendo a fiamma alta per cominciare a sigillare la carne in modo che non rilasci i suoi succhi. Faremo anche una crosticina. Fiamma alta per qualche minuto. Dunque, sono trascorsi 5 minuti di fiamma alta, adesso spegniamo e facciamo calmare i vapori per poter girare la carne sull'altro lato. Adesso che si sono calmati i vapori, possiamo scoprire e girare la carne. Ecco il colorito, color miele, accendiamo, fiamma alta, altri 4-5 minuti da questa parte, per poter sigillare anche l'altro lato. Sono trascorsi altri 4 minuti di fiamma alta, adesso mettiamo al minimo e continuiamo a cuocere per 25 minuti. Sono trascorsi 40 minuti a fiamma bassa e poi ho spento per poter far finire di cuocere con il coperchio messo. Altri 10 minuti e adesso scopro. Ed ecco qui il risultato del nostro arrosto arista di maiale a forno. Adesso, appena sarà completamente freddo, andrò a fare le fette. Adesso che l'arrosto è completamente raffreddato, lo esco e lo appoggio su un piatto per poterlo liberare dallo spago e affettarlo. Con il sughetto lo recupero perché poi mi servirà per insaporire la carne. E userò lo stesso tegame per fare il contorno di patate. Questi sono i succhi della carne con cui poi provvederemo a fare una cremina. Adesso ho preparato delle patate già tagliate e a cubotti, un goccino di olio e insaporito con gli aromi per arrosti, per patate arrosto. Le distribuisco sul tegame, copro con il coperchio e accendo a fiamma alta. Sono trascorsi 5 minuti di fiamma alta, adesso spengo e faccio calmare i vapori e poi vado a girare le patate in modo che si prendano colore anche nella parte di sotto. Adesso che i vapori si sono calmati, scopro e giro le patate. In modo che possano rosolarsi anche nelle altre parti. Metto Magic Cooker e accendo a fiamma media per circa altri 5 minuti. Nel frattempo che si cuociono le patate, ho creato una cremina con il sughetto che era venuto fuori dall'arrosto. Semplicemente l'ho addensata riscaldando il sughetto e mettendo meno di mezzo cucchiaio di farina, mescolato bene, e si è creata la cremina con la quale poi servirò le fettine di arista. Sono trascorsi 10 minuti con le patate al minimo perché dovevano cuocersi per bene, quindi adesso scopriamo e andiamo a vedere che sono perfettamente rosolate. A questo punto possiamo chiudere e lasciare coperto, spegnendo, altri 5 minuti. Ed ecco il piatto finale, dopo aver affettato sottilmente l'arista e messo su un piatto di portata insieme alle patate e un po' di sughetto, addensato. Buon appetito!